Grazie Presidente, Governo, colleghi senatori. Il decreto legge che stiamo discutendo contiene importanti misure di carattere fiscale che vanno nella direzione di andare incontro a quegli imprenditori gravati dalla crisi economica e in difficoltà nel rispettare i pagamenti delle cartelle esattoriali. Nelle discussioni in Commissione ho verificato come da parte di alcuni colleghi ci sia una visione dei contribuenti quali soggetti da perseguire con norme sempre più severe, poiché il contribuente cercherà sempre e sempre più di evadere e frodare il fisco. Io sono convinto che la maggior parte dei contribuenti italiani avrebbe un atteggiamento diverso nei confronti di un fisco più corretto e onesto. Insomma, un fisco vicino e comprensivo delle difficoltà che si possono manifestare nella vita contributiva di ciascuno di noi. Negli ultimi anni si è andati sempre più appesantendo e complicando il complesso delle norme tributarie, ottenendo pessimi risultati che ci parlano in maniera inequivocabile di bilanci chiusi civilmente in perdita a causa della crisi economica, con i contribuenti che si ritrovano poi, per effetto di varie riprese e norme di indeducibilità dei costi, con risultato fiscale positivo, trovandosi però nelle condizioni di non riuscire a pagare le tasse, e tutto questo non per loro volontà, ma per esigenza. Non parliamo poi di quei soggetti che hanno lavorato e prodotto reddito, ma che si ritrovano tra i clienti lo Stato o altri enti pubblici che non corrispondono loro il dovuto nei termini concordati. Questa situazione, dunque, e questo tipo di rapporto vanno cambiati. E questa è la direzione che noi vogliamo portare avanti. La rigidità di bilancio a cui questa Europa vuole inchiodare l'Italia ci impedisce di andare immediatamente incontro alle istanze dei cittadini italiani che, premiando le due forze del governo, hanno manifestato sensibilmente e chiaramente una volontà di cambiamento che si riflette anche sotto questo aspetto. Questo decreto fiscale insiste verso questa direzione. Il decreto affronta anche la riforma delle banche popolari perpetrata dai precedenti governi, necessaria per accogliere le istanze dei soci delle popolari che si sono visti imporre una riforma senza permettere loro di poter esercitare il diritto di recesso. Il provvedimento che intendiamo approvare affronta anche la riforma delle casse rurali. Un ulteriore intervento riformatore contenuto in questo decreto è quello relativo al settore delle sigarette elettroniche, dove siamo riusciti ad abbassare le tasse nei confronti di apparecchi che non nuociono alla salute e di cui beneficerà anche il nostro sistema sanitario. Un minor numero di patologie legate al consumo di sigarette significa, difatti, meno malati a carico del servizio sanitario. Questo decreto, poi, abbiamo voluto introdurre una tassa dell'1,5% nei confronti delle rimesse all'estero fatte dall'Italia verso paesi extraeuropei, poiché ci sembra giusto che chi invia all'estero somme guadagnate in Italia possa contribuire minimamente alla contribuzione e alla tassazione del paese che lo ha aiutato a creare questo flusso di risorse. Questo decreto non affronta solo però aspetti fiscali, apparentemente freddi e lontani dai cittadini. Fornisce risposte chiare ad esigenze del territorio e della famiglia. Bene quindi il bonus bebè a favore di chi ha o adotta un figlio, provvedimento da noi voluto per fornire una misura di contrasto al decremento demografico in atto in Italia, dando quindi un segnale oggettivo. Altro passo importante è l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un fondo in grado di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre dell'anno scorso,
Questo fondo, che ha una dotazione iniziale di 476 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, è un indirizzo chiaro nei confronti delle comunità colpite. E quindi, dopo il decreto Genova, ecco un altro esempio di immediata attenzione che questo governo ha verso quelle terre colpite da eventi atmosferici catastrofici, tanto imprevedibili quanto insopportabili, e verso quei cittadini che tutto hanno perso. Noi non ci dimenticheremo di loro, questo decreto ne è la riprova e la conferma. Grazie.